E ora cambiamo argomento per parlare di cinema. Andrea ha intervistato per noi il professor Massimo Locatelli, che ha tenuto una conferenza sul neorealismo nero nell'ambito della rassegna cinematografica legata al Festival del Giallo. Ascoltiamolo insieme. Ci troviamo al Cinema Nuovo Eden di Brescia per intervistare Massimo Locatelli, docente di istituzione di cinema e audiovisivi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per la rassegna cinematografica Paradiso Nero. Allora, professor Locatelli, come è nata questa idea della rassegna cinematografica correlata con un festival che qualcuno piace giallo? Sì, la cornice è proprio questa. Esiste a Brescia questo bel festival legato soprattutto a temi di letteratura, quindi a un alto medium. E gli assessorati provinciali che organizzano la cornice letteraria, in accordo con l'assessorato cultura del comune di Brescia, che invece gestisce il Nuovo Eden, hanno pensato di aprire il Festival del Giallo al mezzo cinematografico, una cosa quasi naturale perché al cinema il giallo va da sé, ne fa parte intimamente. E siccome il corso di laurea STARS della nostra università, cioè Scienze, Tecnologie e Arti dello Spettacolo, si occupa proprio di questo e aveva già dei percorsi studiati con il Nuovo Eden, ci siamo messi assieme a un tavolo e abbiamo provato a dare qualche idea. E idee che il Nuovo Eden, la direzione del Nuovo Eden ha accolto, e qui è nato un percorso molto molto bello, affascinante e anche piuttosto originale. Quali sono le tematiche che andrà a approfondire durante queste lezioni, quindi quelle più, diciamo, più specifiche sul neorealismo nero? Sì, il quadro, il contesto generale era il giallo in Europa e quindi noi ci occupiamo di un passaggio apparentemente piccolo, cioè l'arrivo dei modelli del noir classico americano in Europa, in particolare in Italia. Dico apparentemente piccolo perché queste contaminazioni che avvengono in un numero limitato di film negli anni tra il 46, 48, 49, in realtà sono contaminazioni che hanno poi una lunga storia, perché quello è il momento in cui anche l'Italia impara la parola noir, impara a usare la parola giallo, impara che il genere giallo e noir è un modo di raccontare anche la realtà, è un modo di raccontare che ha fascino ed è un modo di raccontare che porta pubblico nelle sale, ma che infatti ancora oggi è utilizzatissimo. Quindi un passaggio molto specifico nella storia del cinema italiano, ma che in realtà ha conseguenze molto ampie, per cui contaminazioni noir realiste è il titolo del percorso specifico che seguo io. Okay. Pensa che queste lezioni siano utili ai suoi studenti, ma anche a persone al di fuori dell'università? Sì, la particolarità dei due incontri che guido io, ma anche delle altre proiezioni, è proprio quella di mettere assieme un percorso che è aperto alla città con un percorso che è pensato per degli studenti universitari. Ovvero potremmo parlare di lezioni aperte, ecco, io parlo ai miei studenti per dargli informazioni e contenuti che poi dovranno sapere in sede d'esame, e però parlo anche a un pubblico di cittadini, di cinefili, di appassionati che vogliono approfondire questo tipo di argomenti. Anche per questa puntata è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Tele Nord. A tutti voi, grazie per averci seguito.